Ciao amici, siamo tornate con Dunia e le sue sorelle in cucina. Oggi vi preparo un'insalata d'estate con verdure cotte che si può accompagnare con qualsiasi piatto di carne. Allora, abbiamo bisogno di patate. Di qui c'ho i broccoli, c'ho i piselli e c'ho anche i fagioli, quelli verdi. Ma voi potete mettere qualsiasi cosa, sono cotte, tutte cotte. C'ho le carote cotte, queste sono scetrioli sotto aceto. C'è un po' di olive verdi e se avete nere potete metterci. C'ho la cipolla non è cotta, è cruda, e il prezzemolo. E ho di qui il comino che non mi manca mai e il pepe a scelta, eh? Queste spezie sono a scelta. E poi c'ho l'aceto bianco, l'olio come sempre, l'olio d'oliva e il sale. Allora iniziamo. Ci metto le patate. Aggiungo le altre verdure, se abbiamo qualcosa grande possiamo anche tagliarla. Aggiungo le carote cotte. Cetrioli sotto aceto che danno un gusto molto buono. Le olive, potete anche mettere olive nere, qualsiasi verdura sotto aceto potete metterla che fanno bene. La cipolla, questa è cruda, ci metto una quantità, anche 2,5 cucchiai grande. Questo prezzemolo. Adesso al condimento, metto l'olio, l'aceto un po', aggiungo un po' di pepe e questi potete metterli, potete no, dipende di uno quanto vi piace. A me mi piace. Poi dà anche un altro gusto, il comino anche. E mischiamo il tutto. Vedete com'è colorata questa insalata? È molto buona anche. Quando avete la carne alla griglia potete fare questa, quando avete il pesce fritto, arrosto, quando avete il pollo, anche la carne macinata alla griglia, è così. Solo che a me non mi piace che quando la preparo la metto in frigo, mi piace che la lascio sotto temperatura ambiente. Questa è la nostra insalata, torneremo con la presentazione. La nostra insalata è pronta, ecco, vedete com'è. Questa salata la potete accompagnare con qualsiasi cosa volete. Allora, se vi piace mi fate subscribe e mettete like e perché no share. E se vi piace qualcos'altro me le chiedete, sono qui con le mie sorelle. Allora, arrivederci, buon appetito, alla prossima!